Bentrovati, bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il nostro Parliamone Adesso, il nostro approfondimento giornalistico settimanale che dedicheremo anche quest'oggi all'argomento siccità, ma non perché vogliamo essere ripetitivi, ma perché ci teniamo in modo particolare ad affrontare anche da un altro punto di vista rispetto alle precedenti puntate quella che è sempre più un'emergenza di grandissima attualità. Prima di presentare i nostri ospiti vado a presentare chi insieme a me condurrà questa trasmissione, ovvero la collega Alessandra Fondacaro. Ciao Ale. Grazie Alessandro, buonasera a te, ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori. E andiamo a presentare i nostri ospiti, qui cominciando dal nostro studio, padrone di casa, torna a trovarci ed è un po' l'anello di congiunzione di queste trasmissioni, il nostro editore, ma soprattutto CEO di Ecogruppo Italia, Angelo Maugeri, ben trovato. Grazie a voi. E insieme a noi quest'oggi abbiamo chi è veramente parte in causa del problema dell'acqua, ovvero il direttore generale dell'Acoset, Antonio Coniglio, ben trovato. Buonasera e grazie per l'invito. In collegamento abbiamo un sindaco, perché poi questa emergenza si riflette. Abbiamo parlato nelle settimane scorse dei problemi nel comparto agricolo, ma adesso cerchiamo di capire cosa succede e cosa succederà nei comuni e abbiamo invitato il sindaco di un comune dell'Interland catanese, il sindaco di Aci Sant'Antonio, Quintino Rocca, che saluto, ben trovato sindaco. Buonasera, grazie per l'invito. E allora, cara Alessandra, cerchiamo di fare il punto perché nelle settimane scorse, anche proprio lo posso dire, su input del nostro editore, un po' la mission della nostra televisione, di dedicarsi all'ambiente, di dedicarsi a questo tipo di problematiche. Stiamo insistendo, comincio proprio da Angelo Maugeri, stiamo insistendo sulla questione siccità. E lo ripeto, non perché vogliamo essere ripetitivi, ma perché il problema c'è nell'agricoltura e probabilmente a breve sarà anche, anzi possiamo dire che già c'è anche nelle nostre città. Allora, io perché insistiamo su questa cosa? E l'abbiamo sempre detto che i tempi della politica, lo ripeterò sempre, i tempi della politica con i tempi di chi lavora, di chi fa l'agricoltore, chi fa allevamenti, chi ha allevamenti zootecnici, non coincidono, sono troppo lente. Prova ne è quello dei voucher, che magari ne parliamo un po' più avanti. Ci arriviamo. Quindi il problema è questo, come c'è un'emergenza che oggi, ora, in questo momento, e noi ancora parliamo di mettere in pratica delle soluzioni, di fare dei tavoli, di creare questo, il problema è l'emergenza oggi, ad oggi non abbiamo risolto nulla. A meno che io sappia, non abbiamo risolto nessun problema. Si cerca di spostare o chiudere qualche diga che produce energia per dare acqua a un'altra diga, ma stiamo parlando sempre di cose irrisorie. Nel frattempo l'alta temperatura, l'acqua che comincia a diminuire perché si utilizza, gli animali che si trovano sulle montagne hanno bisogno di acqua, ma c'è il problema emergenza città, che forse... E vi dico questa cosa e poi lascio la parola a chi proprio ha più come te. L'altro giorno, vedendo una cosa, vedevo una persona che bagnava una parte del suolo pubblico praticamente. Gli ho detto: non è inutile che bagnare tutto, bagna solo dove ci sono i cani, per non fare polvere. Anche per... Mi ha detto: sì, ma non c'è nessuna restrizione da parte del comune sull'utilizzo dell'acqua. Dico: no, è un problema civico, cioè sappiamo che c'è un'emergenza. Non bisogna sprecare. No, ma se fin quando il comune non mi dice di risparmiare l'acqua, perché io devo farlo? Allora, qui cominciamo a pensare che forse i comuni dovrebbero cominciare a dire: forse è meglio facciamo qualche razionamento extra. E ora lo chiederemo al sindaco. Intanto sentiamo di capire insieme ad Antonio Coniglio a livello generale com'è la situazione. C'è un problema? Esiste un problema? Ma lo diceva. Di sì, ovviamente. Il problema esiste, lo diceva il vostro editore, e il rischio è quello che mentre il Senato si riunisce Sagunto viene spugnata, nel senso che il problema è ora, è subito, è un problema che investe la regione. Già in Sicilia occidentale noi abbiamo una condizione di criticità che è esplosa e che ha condotto alle turnazioni. In Sicilia orientale andrebbe meglio, ma è andato meglio fino ad ora. Deve arrivare luglio, deve arrivare agosto, devono arrivare i picchi e le temperature.
Io parlo per Acoset, un gestore che si occupa di 20 comuni in provincia di Catania, più i comuni a cui diamo l'acqua all'ingrosso. Noi abbiamo subito una perdita rispetto all'anno precedente di oltre 200 litri di acqua al secondo, perché le falde si sono abbassate, c'è un abbassamento delle falde dei pozzi, e a questo si somma un dato: il 75% dell'acqua si perde ed è impensabile recuperare 30 anni di mancati investimenti in due mesi. Questo è un dato implacabile. Il grande tema dell'idrico, soprattutto in provincia di Catania, sono gli investimenti. Mentre in Sicilia occidentale c'è una carenza di risorsa idrica, da questa parte della Sicilia l'acqua c'è, le falde si abbassano, ma il 75% si perde. È una percentuale elevatissima. E in alcune zone anche l'80%, perché noi per 30 anni non abbiamo investito sulla rete. Il sistema idrico funziona così: noi abbiamo la captazione dalla fonte, poi abbiamo le grandi condotte di adduzione e poi abbiamo la distribuzione attraverso i capillari. L'acqua si perde nei capillari e servono milioni e milioni di euro, un piano Marshall di investimenti. Noi stiamo facendo il PNRR, 19 milioni di euro, ma sono una goccia nel deserto, per rimanere in tema, perché non sono sufficienti per ammodernare una rete. Gli ultimi investimenti veri risalgono alla Cassa del Mezzogiorno, ce lo dobbiamo dire con franchezza. Dunque la parola d'ordine è affrontare l'emergenza subito. Come? Attraverso questo è il grande attraverso quesito. La individuazione, e si sta cercando di fare, di fondi di approvvigionamento che esistono e utilizzarli in modo straordinario attraverso ordinanze contingibili e urgenti, e fare degli interventi tampone dal punto di vista strutturale su alcune linee di condotta, sapendo però che c'è il rischio di dover fare anche delle turnazioni nei periodi di picco alle temperature. Alessandra, così andiamo anche dal sindaco di Aci Sant'Antonio. Esattamente, io mi riaggancio a quanto detto poc'anzi dal dottore Maugeri, per cui effettivamente dovrebbe partire già dai sindaci una sorta di monito attraverso le ordinanze. Ci sono gli strumenti legislativi per farlo, per far sì che i cittadini, la cittadinanza, siano educati, passatemi il termine, ad un uso razionale dell'acqua. E devo dire che proprio nelle scorse ore, a cominciare da Acireale, ne abbiamo dato notizia nel nostro telegiornale, il sindaco Roberto Barbagallo ha siglato un'ordinanza invitando appunto la cittadinanza ad evitare sprechi con un vademecum apposito. E a questo punto io chiedo ai tuoi ospiti, Alessandro, ai nostri ospiti, quanto può incidere la collaborazione dei cittadini nella conservazione di questo bene primario? Facciamo rispondere al sindaco. Devo dare la risposta vera oppure sono una risposta istituzionale? Una risposta vera. No, quella vera. Vera. Non incide nulla. Queste ordinanze sono importanti, hanno un valore simbolico e moralistico. E probabilmente anch'io ora la farò, la scorta anche di quella che ha fatto Cireale, perché la condivido nei termini, ma non avrebbe alcun poi significato in termini di praticità. Lo dico chiaramente, anche perché quali sono gli strumenti del Comune per farla poi rispettare questa ordinanza? È un po' come le ordinanze che si fanno il 31 dicembre per i botti, tutti i comuni la fanno ma nessuno poi riesce a farla rispettare. Dico, il problema è talmente drammatico, siamo in una crisi, questo è il punto, per cui il discorso sì, deve essere anche ci deve essere anche una sensibilizzazione degli utenti finali in tal senso, ma il discorso poi risulta a monte. Servono delle politiche di investimento, servono delle infrastrutture, l'ha detto benissimo il direttore Coniglio, l'ha detto benissimo il vostro editore. In questo momento noi perdiamo il 70-80% di acqua, è come se ascoltassimo musica da un grammofono. Cioè, noi utilizziamo delle condutture che sono vetuste. E questo, dico, come io i miei concittadini posso sì sensibilizzarli, ma quello che mi chiedono è sì, ma voi metteteci nelle condizioni comunque di avere anche il minimo necessario. Il problema dell'acqua coinvolge diversi settori, diversi aspetti della vita delle persone. Principalmente mi permette tre. Uno, il problema in questo momento è per le utenze private, le utenze domestiche normali. Quindi sono persone che non riescono a farsi la doccia la sera, perché non arriva l'acqua. Due, le attività produttive,
che di quell'acqua necessitano per, come materia prima o come strumento. Tre, abbiamo il rischio incendi, non dimentichiamolo. Il rischio incendi è legato anche ai terreni incolti. La maggior parte dei terreni incolti sono stati terreni abbandonati perché non abbiamo un sistema di acqua e rigo. E il punto, la situazione è tale che non si può pensare di fare tavoli per decidere cosa fare, non si può pensare di, no, bisogna risolverlo ora, nell'ICCET, non fare degli investimenti, lavorare sulle condutture, lavorare anche sulla ricerca di nuovi bacini d'acqua, lavorare anche sulla ricerca di nuovi pozzi, perché no? In questo momento noi ci stiamo salvando perché siamo alle falde dell'Etna. Ok? Nonostante questo, dice, oggi abbiamo ascoltato che ci sono circa 170, 180, 200 litri di perdita rispetto allo scorso anno, se non mi sbaglio. Questo cosa vuol dire? Che aspettiamo che il prossimo anno la situazione peggiori? Serve una risoluzione nell'immediato. La risoluzione nell'immediato non possiamo chiederla purtroppo ai cittadini. Dobbiamo chiederla alla politica, che deve fare semplicemente il suo ruolo, gestire l'esistente. Purtroppo dovrebbe gestirle in tempi di pace per quando poi arriva la guerra, ma come sappiamo noi siamo brevissimi invece nel dover rimediare nelle situazioni di emergenza. Sì, sempre quando c'è l'emergenza. Angelo Mogheri voleva intervenire. Sempre lì, perché l'emergenza, come ho detto, è oggi, bisognerebbe fare anche dei progetti futuri, però noi... Io mi dispiace dire, magari qualcuno mi prenderà per il no ponte. Il problema è un altro: la regione siciliana ha stanziato, ha messo da parte, metterà da parte 1,3 miliardi per il ponte. Ma io mi chiedo sempre questa domanda: ma se non ci saranno agricoltori, perché molte aziende falliranno, già sono fallite alcune, se non ci saranno allevatori, il ponte a chi serve? Al turista che viene, perché non ci saranno merci da trasportare. Quindi non mi chiedo, allora non sarebbe meglio partire già da cose, dalla base? L'acqua è vita per tutto. Se non abbiamo l'acqua, noi cosa dobbiamo pensare in Sicilia? Quindi pensiamo all'acqua. Nei comuni chiaramente c'è un'altra emergenza, appunto, come dicevo, che non si sono fatte mai tubazioni, tutto quello che è messo a nuovo. Ma perché non pensiamo col PNRR a livello regionale di creare una rete idrica nuova? Io vedo anche, per esempio, cose strane. Se voi passate e andate verso il lago dei Lentini, c'è una tubatura grossa che sarebbe acqua che viene dalla diga di Troina, che dovrebbe andare a Priolo. Cioè, spostiamo l'acqua, quando lì si potrebbe mettere una nave dissalatore, per esempio, fare un dissalatore e avere l'acqua per l'industria, che sarebbe una cosa diversa. Cioè, noi non ragioniamo su cose molto semplici, ragioniamo su cose mastodontiche. Poi ci sono le cose più semplici e sono anche quelle più banali. Quelle parlavamo delle acque reflue. Sì. Se ogni comune avesse il suo e facesse funzionare, ce ne sono comuni che hanno il depuratore guasto da 20 anni, cioè quell'acqua potrebbe essere convogliata per uso agricolo. E questo è il problema, che noi non pensiamo alle cose troppo in grande, mentre ci sono cose più piccole che si potrebbero fare immediatamente. Di acque reflue, aggiungo, hanno parlato proprio ieri il commissario nazionale della depurazione Fatuzzo insieme al presidente della regione Schifani. È un altro di quei progetti che sono in questo momento sul tavolo, ma a quanto ho capito, chiedo ovviamente conferma ad Antonio Coniglio, il problema principale sono le tubature, che sarebbero da cambiare tutte. Dobbiamo fare un ragionamento, cioè un po' come le strade, un ragionamento di verità e dire delle parole di verità. Come funziona il sistema idrico? Il sistema idrico è un sistema regolato da un'autorità che è ARERA. Fino a un certo punto veniva gestito dai comuni o dalle società senza un metodo regolatorio. Oggi la tariffa dell'idrico si fonda su un principio, che è quello del full recovery cost. Io con la tariffa, con quello che paga il cittadino, devo coprire costi e investimenti. Il costo esorbitante dell'energia pone le società e gli enti nelle condizioni di non sostenere più neanche il costo, perché Acoset, per esempio, paga 12 milioni di euro l'anno il costo dell'energia, quando sono arrivato 2 anni fa 18 milioni. Per gli investimenti rimane qualche euro, 1,5 milioni, 2 milioni di euro l'anno. L'unica soluzione possibile, una è il PNRR, che va salvaguardato. Noi stiamo iniziando a investire 19 milioni di euro su sostituzione contatori, riparazione delle perdite e asset management. Ma ce ne sono altri 70 milioni sul campo che vanno salvaguardati, e il tema è fare il gestore unico, superare una condizione in provincia di Catania, che è una condizione medievale, cioè oltre 70 acquedotti, avere un unico soggetto. A Catania sono due gestori, giusto? Sidra ed Acoset. No, a Catania noi abbiamo
oltre 70 acquedotti, perché okay, alle 4 partecipate pubbliche, cioè Sidra, Acoset, Ama e Sogito, si sommano una serie di acquedotti privati. Noi dobbiamo avere, come nel resto d'Italia, un unico gestore che esiste, che siamo a un passo alla sottoscrizione della convenzione, che si chiama SIE, avere una tariffa unica, poter giovare di economie di scala e fare nei prossimi 30 anni quello che prevede il piano d'ambito, cioè 2 miliardi di euro di investimenti attraverso una tariffa, che però ce lo dobbiamo dire qui, so di essere impopolare. Noi ci siamo permessi per 30 anni una delle tariffe più basse d'Italia. E questo non è stato un fatto positivo, perché avere una delle tariffe più basse d'Italia significa dire ai cittadini l'acqua non si paga, si paga poco, però oggi ne paghiamo i risultati. Noi dobbiamo avere una tariffa che sia sostenibile, ma i cittadini nel 2022, nel 2023, nel 2024 devono avere l'acqua. Altro tema è quello dei desalinizzatori, perché ci dobbiamo dire con franchezza, e questo è un tema che riguarda il Mezzogiorno d'Italia, lo dicono gli studi scientifici, noi nei prossimi 20-30 anni ci troveremo con falde dei pozzi che non sono recuperabili, e quindi è inutile temporeggiare, cioè dobbiamo anche guardare a quello che è stato fatto in altre latitudini. Allora perché si temporeggia? Scusate se interrompo. Si temporeggia perché la parola investimento, la logica è stata questa: l'acqua non ha prezzo. L'acqua non ha un costo, l'acqua è di tutti, ma portare l'acqua nelle abitazioni ha un costo. Significa sostenere un costo, significa sostenere un piano industriale. Qui noi gestiamo SPA, allora la logica qual è stata? Pur di tenere la tariffa a terra e dire ai cittadini, in una logica populista, io lo dico chiaramente, non paghi, paghi poco, lo si è fatto a scapito degli investimenti. Questo è il motivo per il quale oggi noi ci ritroviamo a celebrare il 75%. Non tutti pagano poco, io so di bollette della provincia di Enna, ma che sono stratosferiche. Enna è la sesta tariffa, mi pare. Solo per fare un esempio. No, Catania forse sì. Enna e Caltanissetta, Enna e Caltanissetta siamo su una tariffa molto più alta. Ma il punto è, il cittadino paga per avere un servizio. Qui invece noi ci ritroviamo in una condizione dove il cittadino continuerà a pagare forse meno di altre latitudini del paese, ma si ritroverà con le turnazioni. C'è un grande tema che lui ha posto, non è solo l'acqua a uso umano, c'è l'acqua a uso agricolo e c'è anche l'acqua a uso industriale. Ma come dobbiamo alimentare le zone industriali in una condizione di questo tipo? E l'economia della regione con un'agricoltura che sarà in ginocchio, cioè, qui c'è un tema che viene evaso da 25 anni e forse l'emergenza, questa emergenza senza precedenti, è l'occasione per un'accelerazione. Lo spero. Che poi, tra l'altro, come è successo col Covid, esatto, che non c'entrava niente, c'è stata l'emergenza. Però poi ci siamo dimenticati tutto. Sì, ci siamo dimenticati come se non fosse successo. No, io quando parlo, tanto per non andare lontano, la Spagna è uno stato che ha investito molto sui dissalatori, ne hanno circa 720 dissalatori sparsi, specialmente nella Catalogna. I paesi arabi, gli Emirati, tutta quella zona stanno investendo molto sui nuovi tipi di dissalatore per osmosi, nuovi, e quasi a energia zero, nel senso che predispongono sia un sistema di pannelli solari, tutta una serie, e poi predispongono il discorso di recuperare i sali che vengono utilizzati, perché il problema era anche l'inquinamento, cioè per produrre con il sistema normale che abbiamo noi, per produrre un litro d'acqua si produce un litro e mezzo di salamoia, che poi buttato lì nella zona certamente creava un inquinamento per disalinizzazione. Però esistono anche altri sistemi, ci sono delle navi che, per esempio per le isole minori, che già funzionano, che fanno questo lavoro a largo, prendono l'acqua, la depurano, cioè sono navi cisterne già esistenti, poi scaricano e quindi la parte salina viene scaricata. Quindi i mezzi ci sono. Allora, quella è l'emergenza attuale, cioè se vogliamo andare avanti, a parte invece di andare a prendere quelli che sono fermi da 20 anni, che per metterli in piedi sono vecchi sistemi, bisognerebbe affittarne di subito, ci sono aziende che lo fanno, affittarle e dare una mano, e praticamente si sta
stanno comprando anche autobotti. Allora predisporre che queste autobotti vanno anche sulle Madonie, sui Nebra, a portare acqua alle aziende zootecniche. È lì il problema. Forse la gente e chi amministra politicamente a livello regionale, nazionale, non si rende conto di quello che sta succedendo, che c'è in atto. Non si rende conto. Lo giriamo al sindaco. Chi amministra non si rende conto? No, ma non parlo dei sindaci. Ma i sindaci sono il conto politico. I sindaci in questo momento sono eroi. Anche perché poi mi chiedo un sindaco cosa può fare, e glielo chiedo. Che può fare un sindaco? No, noi non possiamo fare a meno che rendercene conto. Il problema è proprio questo. Noi riceviamo... No, ho capito giustamente la provocazione dell'editore, che anzi sottoscrivo. Sono convinto davvero che non ci si renda conto della portata storica della crisi. Avete fatto un esempio del Covid, no? Bene, è un esempio calzante perché ci fa capire di che stiamo parlando. Mentre il Covid è stato una parentesi, che potrà ricapitare, speriamo che non capiti più, eccetera, eccetera, qui la cosa è diversa perché sappiamo già per certo che ogni anno andrà sempre peggio. Certo. Cioè che la crisi climatica è una certezza scientifica, e questo incide sulla questione irrigua. Dobbiamo rendercene conto a livello di cittadini, a livello di amministratori locali, e quindi avviare quelle best practice, eccetera, 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 ma se ne deve rendere conto la nostra classe dirigente regionale, nazionale. Siamo, diciamo, reduci da elezioni europee, è una cosa su cui investire anche la comunità, deve investire anche l'Unione Europea. Il problema è serio. Si è fatto riferimento al ponte. A me non piace mai mettere in relazione un'infrastruttura con un'altra, perché poi stesso si rischia di dire sì, non si fa il ponte, ma facciamo le condutture, e poi non si fa né l'una né l'altra. Però effettivamente il problema sorge. Quali sono le infrastrutture di cui noi abbiamo la priorità? Quali sono? Secondo me, al numero uno c'è quella legata al problema dell'acqua. Poi ci sarà il ponte, è vero, inutile negarlo, è proprio così. Perché ci stiamo perdendo tempo? Questo è il tema. Questo è il tema durante una tragedia. Mi permetto di dire che in questo momento, dico come sindaco di Sant'Antonio, l'unico conforto in questa tragedia è che abbiamo una direzione da parte di Acoset illuminata. Non lo dico perché è presente il studio Antonio Conigli, perché effettivamente il dispiegamento di forze che c'è stato a livello anche di operai, di squadre, nei territori, da parte di Acoci, come in questi due anni, non c'è mai stato. Noi abbiamo avuto in questi giorni, sta bene il direttore, una crisi per via di un guasto nelle pompe. Ad ogni guasto, ad ogni riparazione, poi corrisponde un tempo, diciamo, di incubazione in cui bisogna fare bisogna regolare le pressioni, eccetera, eccetera. Tuttora le squadre di Acoci sono in giro. Quindi c'è, devo dire, un dispiegamento di forze ed una finalmente direzione che è legata ai territori, e questo è importante. Detto ciò, ora serve una centralizzazione delle politiche e degli investimenti per far sì che il problema si risolva fra 10 anni, fra 5 anni, che diceva qualcuno che nel lungo termine tutto si aggiusta, e rispondeva qualcun altro: nel lungo termine siamo tutti morti. Ecco, siamo in questa situazione. Non ce li abbiamo 10 anni, credo, a disposizione su questo argomento. No, non ne abbiamo neanche 5. Su questo problema, purtroppo, non ne abbiamo neanche 5. Perché ogni anno sarà sempre peggio. Quindi ora e subito è il momento, ora e qui è il momento in cui intervenire. Alessandro. Ecco, come avete sottolineato giustamente, siamo in piena emergenza, non si può che guardare all'immediato futuro. Per questo motivo vorrei chiedere al dottore Coniglio dell'Acoset: in questo momento in Sicilia sono all'incirca 160 i comuni che hanno subito razionamento dell'acqua, 900.000 le persone colpite da questa stretta, e Catania, possiamo dire, in questo momento è graziata, non ha subito, ecco, delle limitazioni, ma con l'estate ormai praticamente col caldo il consumo dell'acqua sarà inevitabilmente maggiore. Che previsioni possiamo fare? Ma guardi, intanto torno sull'argomento che è stato affrontato prima: le ordinanze dei sindaci le si fanno da 10 anni, non sono più un fatto nuovo. Il punto è che poi, come diceva il sindaco Rocca, il senso civico, certo, dallo sciacquone
fino alla necessità di evitare lo spreco della risorsa, ma non è che esistono meccanismi sanzionatori o meccanismi reali per sanzionare l'utilizzo distorto della risorsa. Che cosa succederà? Certo, se i cittadini non ci danno una mano, e quindi certo che c'è un appello ai cittadini che va oltre le ordinanze, se i cittadini non ci danno una mano, se i cittadini non capiscono che l'acqua è una risorsa scarsa, noi a luglio entreremo in crisi. Entreremo in crisi, una crisi evidente, ragione per cui io penso, ed è anche una necessità crisi che dobbiamo... Crisi significa di servizio... Significa mancanza di acqua reale, significa necessità probabilmente di turnare, significa a mio avviso necessità di misure... Tecnicamente questo turnare, ne avete parlato tante significa, volte, cosa significa? Significa dover distribuire la risorsa all'ora X al dottor Fragalà, all'ora Ogni due o tre giorni. Ma non so, questo lo capiremo in base all'emergenza, ma il punto è... Mentre noi discutiamo degli investimenti da fare, del gestore unico che deve partire, eccetera, eccetera, qui c'è una cosa da fare immediatamente, noi stiamo cercando di farlo, individuare degli interventi di ottimizzazione delle condotte esistenti, perché oggi recuperare anche 10, 15 litri, 20 litri in più di acqua al secondo è fondamentale, e poi ci vuole il coraggio di ordinanze contingibili e urgenti, in alcuni casi di requisizione, voglio dire, di pozzi che sono disseminati in giro per il territorio, e questo lo dico perché siamo in guerra, perché quando le temperature esploderanno e ci saranno un'emergenza di natura sanitaria e ci sarà il tema degli incendi, noi il rischio è che celebreremo fra 20-25 giorni una condizione che non è più di serenità. Io non vorrei che si commetta l'errore del Covid, quando ad un certo punto da Roma arrivarono, ricordate quel tipo di mascherine che l'ex presidente della regione definì panno per pulire i tavoli. Attenzione di dover affrontare la guerra senza misure di emergenza immediate, cioè questi dibattiti vanno bene, ma c'è bisogno di interventi straordinari di emergenza da parte degli enti superiori, perché su una società come Acoset fa il possibile, mette sul campo tutto ciò che è necessario, ma ricordiamoci che c'è un tema economico-finanziario, c'è un tema di personale che è carente e c'è un terzo tema che è quello reale, bisogna individuare nuovi pozzi e noi non abbiamo la possibilità né di acquistarli e in alcuni casi né la competenza territoriale per incidere su quelle aree. Quindi da questo punto di vista io chiedo, e lo dico chiaramente, delle misure straordinarie, perché non è vero che Catania è un'oasi felice, certo lo è rispetto a Sicilia, altri, ma non è detto, non è detto, noi non sappiamo con temperature continuate a 40, 42 gradi, cosa 38 succede? Gradi, che cosa può succedere, cioè questo è un fatto, noi faremo il possibile ovviamente, ma io non sottovaluterei lo scenario. È c'è un altro fattore, perché arriveranno anche turisti, quelli che non decideranno di non andare via, perché impatto. E quindi l'impatto non è solo il consumo che è normale, che possiede, c'è il fatto che arriveranno tanti turisti non solo a Catania ma nelle province e tutto, quindi il problema è serio. Quando io dicevo prima la provocazione, quello di fare ordinanze dei sindaci, io pensavo a una cosa, cominciare ad abituare le persone già da ora ai turni, ai piccoli turni, dire oggi non ci sarà acqua, ci sarà dalle ore appunto, perché fin quando non veniamo toccati direttamente, siamo convinti, e l'esempio è quello là, che buttava l'acqua, non c'è un'ordinanza del sindaco, quindi non c'è, cioè, il senso, nel senso che in questo momento probabilmente non c'è, non la percezione, ma è come, di questa emergenza. Esatto, è come quelli che dicono, scusi, è come quelli che dicono non c'è il cambiamento climatico in atto, perché a maggio c'è stata la neve al nord, ma quello fa parte del cambiamento climatico, certo. Quello fa parte, perché non questo dovrebbe essere. Esatto. No, dico, tornando a questa, non c'è la percezione probabilmente. Ma tra, guardi, i cittadini. C'è una percezione che è una percezione ancora limitata. Bisogna trovarsi di fronte. E vado sul tema dei sindaci. La verità, ma questo è un tema che noi affrontiamo da 15 anni,
è che sui sindaci, e lo dico da direttore di una partecipata, viene scaricata tutto. Ormai la responsabilità di questioni che non sono non possono essere affrontate dai primi cittadini, perché io ho a che fare con oltre 20 sindaci. I sindaci sono in trincea anche a svolgere un ruolo di ammortizzatore sociale e di contenimento di un rischio sociale. Qui c'è bisogno di un intervento dei livelli superiori, perché il sindaco non ha strumenti in mano per intervenire, non ha né risorse economiche né personale, e noi siamo partecipate dai comuni al 100%. Qui c'è bisogno di un'assunzione di responsabilità forte dello Stato e della Regione, che vada, mi permetto di dire, oltre anche i vademecum. Perché francamente i vademecum vanno benissimo in tempi di pace, ma in tempi di guerra bisogna attrezzarsi per andare in guerra. E siamo in guerra, e non è una guerra che finirà quest'anno, è una guerra che sarà un'escalation. Noi avremo 5-6 anni dove o investiamo o rimarremo senza. No, ma anche perché parlavate prima delle misure contenitive per superare l'emergenza, però se poi il 75% dell'acqua si perde, non si è concluso niente. Cioè bisogna agire alla base. Non serve un piano di efficientamento energetico per ridurre i costi dell'energia. Il gestore unico avrà più di 80 milioni di euro l'anno di costo soltanto dell'energia. Serve un piano per ridurre le perdite sotto il 50%, serve un piano di controllo delle pressioni, serve un piano di sostituzione dei misuratori massivo con gli smart meter. Questi sono argomenti che si possono affrontare col gestore unico, ma anche con una sinergia delle classi dirigenti, perché c'è un tema di classe dirigente, come è avvenuto ai tempi del dopoguerra. Quando bisognava costruire la rete idrica, questo sforzo è stato fatto con la Cassa del Mezzogiorno, con le classi dirigenti che sono messi in campo. Ora, 50 anni, 60 anni dopo, anche siamo qualcosa in più, in un nuovo 70 anni 70. Dopo, siamo in un nuovo crinale di questo tipo. Però lo dico ai sindaci. E io sono anche dispiaciuto che i sindaci debbano pagare un prezzo che non devono pagare, perché non hanno sui rifiuti e sull'acqua. Ora ci... su acqua e su rifiuti. Le responsabilità ce le dobbiamo assumere noi, che facciamo i direttori, e se la deve assumere una classe dirigente che è di livello superiore, che deve interloquire con noi per risolvere il problema. Il problema è che poi i sindaci, lo dico al sindaco di Acisantatona, sono poi l'interfaccia tra, diciamo, lo Stato e la popolazione. No, volevo tornare e chiederlo al sindaco se l'esempio di Acisantatona, la percezione di questa crisi c'è tra i cittadini o ancora no? Allora, la percezione c'è, nel senso che effettivamente l'acqua manca e quindi subiscono un disservizio sulla propria pelle, e non è, quindi dico, è sicuramente la percezione c'è. Ovviamente spesso ci sono dei luoghi comuni che girano attorno alla mancanza di acqua. Io mi ritrovo commenti su Facebook: l'acqua la vendono nei giardini, oppure a mezzanotte staccano l'acqua, come se ci fosse qualcuno che a mezzanotte stacca l'acqua. Però non mi sento neanche di biasimare i cittadini. È ovvio che la situazione è talmente complessa che non per tutti è di facile comprensione. Ed è ovvio che nel 2024 debba essere percepito come un bene primario l'acqua, e per cui la mancanza di essa non può essere giustificata. Dietro queste facili verità c'è poi un'altra verità, che invece è più scomoda, che occorre dirsi, che effettivamente abbiamo sottovalutato l'importanza di questo settore, cioè di quanto potesse essere importante investire su questo territorio. L'abbiamo sottovalutato, lo dico come classe politica in generale. Ed è vero che poi però i sindaci in questo in tal senso sono poi la prima interfaccia, dico un po' come su tutto, perché anche il problema dell'ordine pubblico lo gestiscono i sindaci, ma non è competenza tra virgolette stretta dei sindaci, un po' come tutte le questioni igienico-sanitarie, un po' come il problema dei rifiuti, cioè quasi tutti gli aspetti i sindaci sono la prima frontiera dei cittadini, e quindi ed è giusto anche in parte che sia così.
D'altra parte, noi dobbiamo essere pungo per le classi dirigenti nazionali e regionali per andare a fare degli investimenti seri. Io mi permetto però di dire che una colpa ai sindaci la voglio dare. Ecco. Secondo me abbiamo perso, per esempio, troppo tempo per il gestore unico. Abbiamo abbondantemente perso tempo per arrivare ad una risoluzione che era quella la dovuta. Ecco, e questo mi fa pensare che a volte un po' anche i sindaci possono aver sottovalutato l'argomento. Dico, io per esempio ero subito per accelerare, ma forse perché io come sindaco vivo sulla mia pelle che il mio paese è particolarmente martoriato dalla drammaticità della carenza di acqua. Noi abbiamo due frazioni, Monterosso e Lavinaio, che tuttora, storicamente, anche quando non c'è, ma anche un paio di mesi fa, cioè anche quando non c'è la contingenza, comunque hanno una pressione ridotta, perché sono i comuni più che arrivano, gli arriva per caduta l'acqua, quindi quelli in fondo al sistema. Ecco. Poi abbiamo Santa Maria La Stella, che ha un problema legato a una densità abitativa che probabilmente non riesce a permettersi la sua tubazione, perché ha dei condomini che arrivano a sesto, al settimo piano, e quando si sono date le concessioni edilizie non si è pensato di dire: state facendo i condomini per arrivare al sesto, settimo piano, allora facciamo in modo che arriva l'acqua al sesto, settimo piano. Abbiamo un centro che non ha mai sofferto, che quest'anno sta soffrendo. Il direttore Coniglio lo sa, proprio in questi giorni sta soffrendo. Quindi il mio comune è particolarmente martoriato, e per questo forse ero più sensibile agli argomenti rispetto agli altri sindaci. Ma questo, dico, la verità è sempre illuminante, diceva Aldo Moro. Questo va detto, probabilmente sul gestore unico avremmo dovuto perdere meno tempo. Sì, sei un po', Alessandra, sei un po' sottovalutata. Mi ricordo qualche anno fa è uscito un film, Siccità, che magari sembrava post-apocalittico, che diciamo comincia a sembrare quasi, quasi reale, anche rispetto a quello che ci ha raccontato il sindaco delle frazioni di Lavinaio, di Santa Maria La Stella, cose veramente incredibili. Quello che mi chiedo è, come ha detto il dottore Coniglio, occorre che la politica se ne occupi, però la politica a livelli più alti. Ma allora lancio una provocazione anche al sindaco di Aci di Sant'Antonio: e se tutti i sindaci scendessero in protesta, incrociassero le braccia, tra virgolette, come si dice insomma in gergo sindacale, per dare veramente un segnale forte? Perché la politica sicuramente gli appelli li ha ascoltati, li ha ricevuti, ma ad ora non è cambiato nulla. Mi aggancio a quello che ha detto il sindaco Rocca. Se c'è una responsabilità della classe dirigente catanese negli ultimi 20 anni, e parlo di Catania, è non aver fatto il gestore unico. Il gestore unico, certo, significa anche la fine di posizione di rendita, significa la fine di oltre 70 acquedotti e quindi significa la fine di strutture consolidate. Magari a qualcuno. Ma la verità è che ora forse siamo a un passo finalmente alla firma di questa convenzione, dopo un contenzioso che è durato 20 anni. Ma quando l'ATI di Catania in questi mesi ha detto dobbiamo accelerare, dobbiamo chiudere la partita, bisogna dare atto all'ATI di Catania di avere ragione. Non era una questione di democrazia o non democrazia, eravamo a un passo dell'emergenza. Il grande errore della politica catanese è aver appaltato all'autorità giudiziaria la questione dell'idrico a Catania, che invece andava risolta in sede politica. E quindi l'auspicio è questo, e lo dico io da direttore dell'ACUSET: noi queste società le dobbiamo far vivere in altra forma, come soci d'opera, come vuole la gara del 2005, dentro la gestione unica. Questo comporterà dei sacrifici, ma sarà l'unica soluzione. Ma non è la panacea di tutti i mali, è un passo. No, è avere il gestore unico significa poter avere gli investimenti. Avere il gestore unico significa poter avere i finanziamenti, perché i finanziamenti del PNRR e di ciò che verrà sono condizionati alla presenza del gestore unico. Noi a Catania, quindi è fondamentale. Noi a Catania rischiamo di perdere oltre 70 milioni di euro, ed è argomento di questi giorni, perché non è ancora partita la gestione unica. Perdere 70 milioni di euro con il 75% delle perdite, una situazione di questo tipo, al di là di come la si pensi politicamente, è un delitto.
è un delitto. Dunque la gestione unica va fatta subito e bene ha fatto l'ATI di Catania ad accelerare. Questo lo voglio dire con franchezza. Ci avviamo alla conclusione. Io so che Angelo Mongeri voleva aggiungere anche... Sì, due cose. Una, dice, anche se è la provocazione che Alessandro poco fa diceva, i sindaci vanno in piazza, ma secondo me la politica nazionale in questo momento pensa a picchiarsi in Parlamento piuttosto che risolvere i problemi. Diciamo, questa è storia, ecco, è storia di questi quindi giorni. Hanno altri problemi in questo momento, quello di picchiarsi, quindi non interessa. È chiaro che noi abbiamo parlato, parliamo sempre di emergenza idrica, ne abbiamo parlato e io ci tengo molto al discorso, non solo quello del uso idrico urbano, ma c'è, ripeto, l'economia di una regione che può andare in fallimento. Allora, si sta parlando ancora dei voucher, se ne parlava già da 15 giorni, questi famosi voucher che serviranno per due giorni per gli animali, per ogni caso, si parla di 30 euro a capo, in base al numero di capi bovini che abbiamo, e non sono arrivati, si è bloccato tutto perché nella commissione non c'è stato il numero per poter far passare questo, ora non vedo, tecnicamente non mi trovo, quindi... Il problema è questo, noi ancora discutiamo di commissione, di avere il numero legale per fare cose, nel frattempo succede questo, che le aziende giornalmente vedono morire i propri capi perché li devono abbattere oppure muoiono di sete o di fame. E noi continuiamo, Alessandro, a lanciare nuovamente questo appello anche alla politica, lanciamo nuovamente anche questo appello per il gestore unico, ma dovremmo esserci ora a questo punto. Siamo a un passo. Cioè, se tutti dite che la soluzione va fatta. Siamo a un passo. E noi auspichiamo e lavoriamo per... dovevamo arrivare all'estate con il gestore unico, non ci siamo arrivati, affronteremo l'estate in questa condizione, ma sono state le elezioni europee, ora poi ci sarà più tempo, ma dobbiamo veramente fare di tutto per metterlo in campo e fare gli investimenti. Io credo che dopo queste elezioni europee ci dovrebbe essere anche l'assessore all'agricoltura, no? Perché non era come... Pare di sì, non pare so, di forse sì. Mi sbaglio, non so se era previsto nell'elezione europea anche l'elezione di un assessore regionale. In questo momento l'interim lo ha preso il presidente governatore della regione, ma dovrebbe arrivare. Ma con tutto rispetto non è la stessa cosa, occuparsi di un problema, una persona se non occupa, o mettere commissario, non è la stessa cosa di un assessore che si occupa del problema, in un momento di crisi molto critica. Credo che sia in scaletta perché nella giunta regionale manca effettivamente un assessore, mancherà un assessore a breve anche nella giunta di Catania, dato che stiamo parlando di problemi catanesi, perché un assessore è andato a fare il deputato regionale, quindi credo che ci dovranno essere, Alessandra, verosimilmente a breve dei cambiamenti, un po' di rimpasti sicuramente. Allora io direi che possiamo anche avviarci alla chiusura, magari con un messaggio di ottimismo, ci proviamo, oppure è difficile? Velocissimo. No, ma assolutamente, il messaggio è di ottimismo perché ce la faremo, ma anche di appello a noi, alle classi dirigenti, a non abbassare la guardia e a fare gli straordinari, e ai cittadini a darci una mano negli atti quotidiani, dallo sciacquone all'auto che viene, voglio dire, lavata, piuttosto che agli interventi quotidiani, centelliniamo l'uso della risorsa. Lo sprechiamo. L'acqua non ha prezzo, ma oggi ha un costo e può diventare un costo salato se manca. Sindaco, in 10 secondi, prima di tornare in trincea, come si suol dire, cosa dice ai cittadini? No, il razionalizzare l'utilizzo dell'acqua è importante in un momento del genere. Detto ciò, io l'appello faccio alla politica. Il compito della politica non fare moralismi o filosofia, ma fare accadere le cose. E quello che dobbiamo fare accadere in questo momento è che si possa risolvere nel più breve tempo possibile questo problema, che non è un problema ma è il problema del momento e del futuro prossimo. Angelo Maugeri, a concludere. Io spero, voglio essere anch'io ottimista, quindi l'appello anche ai cittadini, a chi ha anche del verde all'interno delle proprie villette, non sprecare, irrigare di notte se possibile, con poca ma continua magari, per evitare che ci sia un dispendio di acqua quando si irriga troppe ore, quindi fare con attenzione e usare con parsimonia l'acqua. Perfetto, io ringrazio e saluto il sindaco di Aci Sant'Antonio, Quintino Rocca, grazie sindaco. Grazie a voi, sia per l'invito sia perché vi state occupando continuamente di questa problematica, vuol dire che siete sul pezzo davvero. Grazie, continueremo a farlo perché è la nostra mission, anche sui social diciamo che lo stiamo puntualizzando. Grazie al direttore generale a voi, grazie a voi. Grazie al nostro editore che continuerà, lo sono certo, a battere su questi argomenti, e lo faremo anche venerdì prossimo perché continueremo a parlare di questo.
guardando la faccenda sotto altre sfumature. Grazie ad Alessandra Fondacaro. Grazie Alessandro, grazie a tutti. E grazie a voi ovviamente che ci avete seguito. L'appuntamento con Parliamone Adesso è per venerdì prossimo.